Potrebbe rappresentare un decisivo passo verso il raggiungimento della salvezza la partita che il Giarre affronterà questo fine settimana allo stadio comunale Gonzales di Rosolini, valida per il 22° turno del campionato di eccellenza. La formazione locale, undicesima in classifica, quota 25, è in cerca di punti di tranquillità. I gialloblu, all'ottavo posto con 6 lunghezze di vantaggio sui rivali di giornata, veleggiano invece in una comoda posizione di metà graduatoria. Guai a dormire sonni tranquilli, però. La sfida di Rosolini, infatti, se da un lato darebbe ai ragazzi di Carmelo Mancuso la pressoché totale certezza di evitare ulteriori quanto remoti rischi di play-out, dall'altro potrebbe leggermente complicare i piani di fine stagione. Un'eventuale vittoria dei Granata, padroni di casa, permetterebbe ai ragazzi, guidati da Orazio Trombatore, di accorciare la classifica nelle zone medio-basse, considerando anche che Catania San Pio X e Milazzo, rispettivamente nona e decima forza del campionato, affronteranno impegni delicati in chiave salvezza contro Modica ed FC Messina. Per i gialloblu diventa dunque importante non commettere passi falsi, confermando quanto di buono è stato fatto in questo primo scorcio di 2016. A parte il brutto scivolone di Milazzo, infatti, la squadra del presidente Di Martino ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, di cui l'ultima in trasferta contro una rivelazione come il Rocca di Caprileone. La strada intrapresa da mister Mancuso, con una formazione equilibrata ma in cui non mancano individualità di spicco come Aleo Miraglia e Trovato, sembra quella giusta. La partita di Rosolini in tal senso può essere quella delle conferme definitive.